Sono Baldo Spini, presidente della Fondazione Circolo Fratelli Rosselli, la fondazione che porta avanti l'eredità del pensiero dei Rosselli e del filone che poi confluì nel Partito d'Azione Fiorentino, così importante nella resistenza a Firenze. Fra i suoi esponenti Enzo Enrico e Sagnoletti, membro del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale. Perché lo cito? Perché ha a che fare con l'esito finale della vicenda della persona di cui vi voglio parlare, Anna Maria Enriquez. Anna Maria Enriquez era una direttrice dell'archivio di Stato e mio padre, per esempio, che faceva lo storico dell'età moderna, testimonia che se non ci fosse stata lei ad insegnargli come interpretare i verbali dei cancellieri della Repubblica Fiorentina e poi del Principato Medicio, non sarebbe riuscito a fare i suoi libri. E lei invece con grande pazienza, tra l'altro a quell'epoca il riscaldamento era un po' precario, quindi con questi mezzi guanti, i geloni, no? Potete immaginarvi l'atmosfera del tempo, a questi ragazzi insegnava un mestiere che era importantissimo, quello di sapere decifrare i documenti di archivio che erano a quell'epoca conservati nel vecchio archivio di Stato che stava sotto gli Uffizi. Anna Maria Enriquez era di famiglia ebrea, però si era convertita al cattolicesimo, un cattolicesimo in forma sociale, era una grande amica di Giorgio La Pira. Però, tanto per illustrare la grandezza della sua figura, quando arrivarono le persecuzioni contro gli ebrei, non volle invocare questa conversione, si dichiarò ebrea. E attivissima nella resistenza, aderì a un gruppo politico che si chiamava dei Cristiano Sociali, cioè appunto un'organizzazione cattolica che si poneva, diciamo così, alla sinistra della Democrazia Cristiana e che aveva un patto di collaborazione col Partito d'Azione. Lei era una credente fino in fondo e quindi era una non violenta e quindi la sua partecipazione alla resistenza si esplicava soprattutto con l'aiuto a fare scappare i prigionieri alleati, con l'aiuto verso gli ebrei e così via, con tutte quelle forme di assistenza in cui lei poteva essere effettivamente coinvolta e capace. Si sa come erano i tedeschi e i fascisti dell'epoca. Quando non riuscivano ad individuare un esponente della resistenza, non esitavano a prendersela con i suoi familiari. E questo avvenne anche per Enzo Enrico e Sagnoletti, nel senso che sia Anna Maria, sua sorella, sia la mamma, la vecchia signora Clotilde, furono tutte e due arrestate e portate in prigione a Firenze. E qui avviene poi il fatto, diciamo, tremendo e tragico della nostra storia, che nel contempo erano stati catturati gli esponenti di Radio Cora, la commissione radio del Partito d'Azione, di cui erano responsabili in particolare l'avvocato Enrico Bocci, e Carlo Campolmi ed altri valorosi partigiani, fra cui anche un esponente dell'arma aeronautica, che poi sarà medaglia d'oro dell'arma aeronautica. Ebbene, quando questi esponenti di Radio Cora vengono interrogati, vengono torturati selvaggiamente, quando i tedeschi pensano di avere tirato fuori quello che potevano tirar fuori, cioè poco, per fortuna, perché non parlarono, da queste persone presero una mattina presto un bel camion e da Villa Triste, percorrendo via Bolognese, li portarono nel bosco di Cercina per fucilarli. A questa mandata, diciamo così, di Radio Cora fu associata Anna Maria Enriquez, che fu prelevata dal carcere e portata con loro alla fucilazione. Oggi il comune di Sesto ha ripulito l'area, quindi ci si può abbastanza arrivare. C'è una lapide veramente commovente che ricorda il luogo della fucilazione e lì ebbe appunto termine la vita di Anna Maria Enriquez. I tedeschi pensavano che in questa boscaglia questi corpi per un po' di tempo non sarebbero stati trovati, ma non sapevano che il loro interprete era già in contatto col Comitato di Liberazione Nazionale. Questo interprete corse dal Comitato Toscano di Liberazione Nazionale, che era riunito nella canonica di Don Raffaele Benzi,
un prete anche molto impegnato sia nell'antifascismo che nel sociale. E lì Agnoletti, naturalmente l'interprete non sapeva che si trovava di fronte il fratello di Anna Maria Enriquez, e fu da questa interprete che Enzo Enriquez Agnoletti seppe della tragica scomparsa della sua sorella. Anni fa, commemorando la Resistenza, mio padre Giorgio venne anche in mente, di proporre alle autorità competenti, quindi alla Chiesa Cattolica, la beatificazione di Anna Maria Enriquez, come vera e propria testimone, martire della lotta per la libertà e per la solidarietà nei confronti dei prigionieri alleati, nei confronti degli ebrei e così via. Credo che il procedimento sia cominciato, non so poi come sia andato avanti, ma certo che sia proclamata beata o meno, noi veramente la consideriamo una martire laica della Resistenza, una testimone eccezionale di una dedizione totale che arrivò appunto fino all'estremo sacrificio. E dall'altro lato della barbarie, dell'uccisione di questa donna che non aveva compiuto nessun atto bellico, nessun atto di violenza, ma che le vite degli antifascisti evidentemente per i tedeschi e per la banda Carità, per i pastori della banda Carità, evidentemente non contavano proprio niente. Ma è anche questo un tassello di questa vicenda gloriosa della liberazione di Firenze. Noi abbiamo il nostro gonfalone decorato di medaglia d'oro al valor militare perché Firenze fu, se eccetto a Napoli che ha un percorso particolare, fu la prima città ad insorgere per liberarsi da sola. E questa testimonianza del gruppo dei cristiano sociali o degli ebrei che addirittura erano cattolicizzati ma che non esitarono a definirsi ebrei per solidarietà, e questo legame con l'intellettualità fiorentina, da un lato la Pira nel mondo cattolico, che era il riferimento di Anna Maria Enriquez, dall'altro lato il patto di collaborazione col Partito d'Azione di Codignola, Agnoletti e Raghianti, rappresenta un capitolo molto significativo della nostra storia, e per questo credo che lo vogliamo ricordare. Credo che sia molto importante intanto raccontare ai giovani, perché si tende a fare un po' di nebbia, no? Su quello che è avvenuto nel 43-44, c'è chi dice, in buona fede da una parte e dall'altra, vediamo di riconciliarci e così via. Ora, bisogna spiegare ai ragazzi che da una parte c'era il nazismo e il fascismo con lo sterminio totale degli ebrei, dall'altro lato c'era, perlomeno nella nostra parte dell'Europa, la restaurazione della democrazia e della libertà, quindi insomma questa equidistanza è veramente difficile. Ma siccome in qualche modo si può pensare a, diciamo così, a uno scontro bellico, e c'è stato lo scontro bellico, c'è stata la guerra civile, ma anche individuare e far capire come anche chi si era limitato a una testimonianza non violenta, a un impegno politico, a un impegno di solidarietà, un impegno politico però molto forte, diventava automaticamente bersaglio. E da questo punto di vista ai ragazzi va sottolineato l'eroismo di queste persone. Ecco, con questo forse possiamo concludere. Anna Maria Enriquez è stata veramente un'eroina della Resistenza.